Salve a tutti amici YouTube, benvenuti o bentornati sul mio canale. Torno con un video che avete chiesto voi. Sì, perché tempo fa, qualche settimana fa, ho lanciato un sondaggio in community per che tipo di video, su quale argomento avreste voluto che io realizzassi il video. E oltre il 50% ha espresso la volontà di voler vedere pubblicato un video riguardante una truffa. E la truffa che vi voglio raccontare, come avete letto, si tratta della truffa che sta girando su Amazon. Prendiamo un bel respiro e cominciamo, anche perché vi chiedo attenzione, perché ha dei passaggi che in alcuni casi possono risultare un po' difficili da comprendere, ma cercherò di essere molto molto semplice, d'accordo? Allora, questa truffa gira da circa un annetto su Amazon e punta, come tutte quante le truffe, a prendere i soldi del truffato e non dare nulla. Amazon è conosciuta come una piattaforma di vendita di prodotti, anche di servizi, molto ma molto affidabile. Ma come è strutturata questa truffa, di cui tra l'altro Amazon anche lei ne è vittima? Vittima perché mina la credibilità di Amazon. Allora, il truffatore mette in vendita un prodotto generalmente di tecnologia. Facciamo conto uno smartphone, un computer, una macchina fotografica di segmentazione medio-alta. Ha un prezzo particolarmente interessante, solitamente il 50% in meno rispetto ai competitor, sia dei negozi fisici e sia degli altri venditori che si trovano su Amazon. Ovviamente il truffato, il potenziale acquirente, preso dalla scimmia di voler acquistare, di desiderare, di avere una cosa che desidera a un prezzo particolarmente interessante, entra in contatto. Già qua faccio una prima considerazione prima di raccontarvi il resto. Quando vedete un prodotto che costa il 50%, ma anche il 40% in meno rispetto a quello che è la media di mercato, cominciate ad accendere una lampadina perché c'è qualche cosa sotto che non va. D'accordo? Questa è la prima precauzione. C'è da mettere in evidenza un'altra cosa: come fanno delle persone che vogliono truffare ad aprire un account su Amazon? Beh, è stranamente semplice. Allora, questi account durano poco e soprattutto clonano i dati societari di comunque venditori che sono già presenti su Amazon o che hanno una azienda fisica. Quindi, se poi voi andate a cercare queste aziende, anche loro sono vittime come reputazione di questa truffa, d'accordo? Però in pratica clonano, replicano i dati societari di qualcuno che è attivo. Quindi, se voi andate a cercare l'azienda, i dati dell'azienda, troverete anche, non so, un altro account di quell'azienda, che poi è quello reale, con dei feedback abbastanza positivi, d'accordo? Loro puntano su questo. Comunque, la truffa sta che voi vedete questo oggetto e procedete nell'acquisto. Ora, il problema dell'acquisto ha due, è la fase in cui praticamente venite adescati, d'accordo? Ed è corre su due direttrici, su due binari. Il primo, voi effettuate l'acquisto e dopo poco
vi arriva un'email da Amazon che vi dice che il venditore ha annullato l'acquisto, solitamente per mancanza di quantità a magazzino. Questo perché in questo caso i truffatori, risultando venditore terzo sulla piattaforma Amazon, che cosa fanno? Sarebbero loro a dover spedire il prodotto e non è Amazon che lo fa per l'azienda. Ci sono molte aziende, soprattutto i prodotti Amazon Prime. Come funziona? L'azienda che vuole vendere su Amazon dà i propri prodotti ad Amazon, che si incarica anche della consegna. E quindi si può beneficiare del servizio Amazon Prime particolarmente veloce, e Amazon, oltre che a prescindere anche con venditori terzi, farsi garante per quanto riguarda la transazione sulla propria piattaforma, si fa anche garante per quella che è la logistica. In questo caso, ovviamente, non essendoci il prodotto, viene inviata una mail perché il venditore annulla l'acquisto, perché se fosse tracciato all'interno del sistema Amazon dovreste avere un rimborso. Però successivamente venite contattati o telefonicamente o via mail da parte del venditore, che vi dice che c'è stato un problema tra loro e Amazon, e che vi verrà inviata una mail che potrebbe, e qua vi si deve accendere un'altra lampadina, arrivare nella casella di posta elettronica di spam, con la quale ci sono le indicazioni per la finalizzazione della transazione. Vi arriva una mail, d'accordo, che può apparire quella di Amazon. Solitamente arriva nello spam, come ho detto, si deve accendere una lampadina. E vi chiede di finalizzare la transazione. Nel layout, nell'estetica, assomiglia a una mail di Amazon, però vi si accende il dubbio, vi si deve, scusate, accendere il dubbio per un semplice motivo: perché la metodologia di pagamento che vi viene richiesta è il bonifico bancario. Ora, dovete sapere che Amazon, l'unico sistema di pagamento che accetta all'interno della sua piattaforma è il pagamento con carta di credito, non accetta neanche PayPal, d'accordo? Il bonifico bancario con Amazon non è contemplato, d'accordo? Quindi questo è un ulteriore campanello d'allarme. Se effettuate il bonifico, lo effettuate ovviamente al di fuori della piattaforma Amazon, perdete i soldi, non vi arriverà mai nulla. Questo è l'obiettivo della truffa. L'altro canale di acquisizione del truffatore è quello di esplicitare nella descrizione di quello che si vende che non dovete procedere con acquista, ma contattare privatamente il venditore. In tutti e due i casi non procedete, ovvero se vi arriva nel primo caso la mail per finalizzare l'acquisto con un bonifico, è una truffa. Nel secondo caso, contattare prima il venditore, anche quella è una truffa. Poi si evolve come nel primo caso. Volete la certezza di tutto quanto questo? Quando si acquista con Amazon, come vi ho detto, tutto deve rientrare all'interno della piattaforma per quanto riguarda i pagamenti. Quindi vi basta entrare nella vostra area riservata e andare sui miei ordini. Se Amazon avesse sistemato quello che era un problema riguardante l'ordine, come nel primo caso, comunque vi ritrovereste un ordine all'interno della vostra area riservata di Amazon da finalizzare, d'accordo? In questo caso, nel caso della truffa, non essendo stata inviata la mail da Amazon, non vi ritroverete un ordine da finalizzare. Volete la prova del 9 ancora di più? Benissimo, contattate il servizio clienti di Amazon, gli fornite il numero di ordine che è fasullo nella mail che viene inviata,
E già se dite all'operatore di Amazon che praticamente vi è stato chiesto di fare un pagamento tramite bonifico bancario, vi dirà immediatamente, oltre ad aver controllato questo numero di ordine farlocco, vi dirà, guardi, che praticamente lei è vittima di una truffa. Sembra strano, nel 2019 c'è ancora chi casca in queste tipologie di truffe, ma per quale motivo? D'accordo? C'è sempre, ci sarà sempre qualcuno che non ha dimestichezza con lo strumento informatico, oppure che ha le prime armi nell'acquistare su una piattaforma, persone anziane o persone non anziane, ma che sono alle prime esperienze, non si nasce imparati e quindi si può essere vittima di una truffa. Online è molto facile, non che sia particolarmente difficile nella vita reale, ma nella vita reale abbiamo la possibilità di relazionarci con le persone, quindi abbiamo la possibilità di capire faccia a faccia se la persona che abbiamo di fronte ci sta prendendo in giro. Oppure no, se ci sta truffando, oppure no, lo possiamo capire da come si relaziona con noi, da dei comportamenti o altro. In certi casi ci possiamo cascare, in altri no. Stessa cosa è online, ma online tutto quanto può essere mascherato da una mail formattata bene, con un layout particolarmente simile all'originale. Basti pensare al phishing, allo spam che ci arriva di mail di istituti bancari che ci chiedono di resettare i nostri dati per poi praticamente prendersi tutti quanti i dati, questi truffatori, ed entrare nei conti correnti e prosciugarci il conto. Come ho detto, non si nasce imparati, quindi è bene sapere le dinamiche di questa truffa. Se volete potete cercare su internet, in Google, truffa Amazon. Purtroppo, per semplificazione, truffa Amazon, ma ripeto, Amazon è parte lesa in questa truffa, come lo è il truffato, perché appunto lede l'immagine, la credibilità di Amazon e lede anche l'immagine e la credibilità di quei venditori che sono stati clonati nei dati societari. Questo era il video, sulla truffa che vi volevo, raccontare. Io vi ringrazio, ho coinvolto la community questa volta per la realizzazione del video, per ricevere un feedback. Io vi ringrazio tantissimo, vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche, mettere un bel mi piace. Soprattutto quando si tratta di truffe, io vi chiedo di condividere il video quanto più possibile e di farlo vedere a quante più persone è possibile, per diffondere che c'è un problema e come prendere le contromisure. La contromisura per questo tipo di truffa è semplicemente effettuare tutto il processo di acquisto all'interno della piattaforma. E se vi viene chiesto di finalizzare un acquisto al di fuori della piattaforma, lasciate stare. Se arrivate con dei link da dentro un'email a una pagina, che vi può sembrare quella di Amazon, beh, diffidate, prendete, uscite da quella pagina, andate direttamente sulla pagina di Amazon, loggatevi e vedete se c'è un ordine da finalizzare all'interno della vostra area riservata, perché solamente ed esclusivamente questo è la controprova molto basilare se un ordine c'è effettivamente oppure no. D'accordo? Quindi, ripeto, invito a condividere questo video che è durato un pochino, ben un quarto d'ora, ma era d'obbligo, cercare di essere il più chiaro possibile nelle dinamiche. D'accordo? Io vi ringrazio, ho già piovuto.
Mannaggia la miseria, eppure stamattina c'era il sole, nei giorni scorsi pioveva. Avete notato una cosa? Non sto portando assiduamente come prima gli occhiali da sole, d'accordo? Qualcuno dirà che stavo meglio con gli occhiali da sole, qualcuno dirà che sto meglio adesso. E come sto dicendo alla fine di tanti video, mi piace, non mi piace, non si può piacere sempre e a tutti. E anche se mi mettete tanti non mi piace, beh, il canale è mio, lo gestisco io, ci carico quello che voglio io. Tra l'altro non ci guadagno niente perché ancora sotto revisione, non è ancora monetizzato il canale. Se volete chiarimenti, andatevi a cercare i video in cui vi parlo di questa problematica e vi auguro buona domenica delle Palme, perché oggi è domenica delle Palme, domenica prossima sarà Pasqua. E che cosa dirvi? Ah, forza Napoli, anche se comunque abbiamo capito che... Mannaggia, miseria, mannaggia. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video, che vi chiederò su cosa devo farlo, oppure no, un computer, boh, non lo so. Io vi ringrazio e alla prossima. Ciao.